Dopo il caso dell'archivio Genchi, Silvio Berlusconi vuole subito una legge più dura, ma al tempo stesso chiude al dialogo con il centrosinistra. Mi viene l'itterizia, dice, non riusciranno a dividermi da Bossi. Poi aggiunge, non ho nulla da temere, ma se esce una telefonata che mi riguarda, lascio il paese. Da parte sua la Lega, dice Berlusconi, sarebbe d'accordo nell'escludere i reati contro la pubblica amministrazione dalla lista di quelli per cui possono essere disposte intercettazioni. Io, aggiunge il Premier, se venissero intercettate mie telefonate di un certo tipo, me ne andrei dall'Italia. Con quell'altra violazione di un diritto fondamentale dei cittadini di uno Stato democratico e liberale, che è la violazione del diritto alla privacy. Io vorrei fare una prova con voi. Chi di voi, quando alza il telefono, prende il telefonino, si sente sicuro di non essere intercettato? Può alzare la mano chi è sicuro di non esserlo? Avete tutti paura, eh? Beh, questa è una cosa inaccettabile. Io continuo a usare il mio telefonino nella più ampia libertà. Se dovesse venire fuori che mi registrano e diffondono le registrazioni, io lascio questo paese. Se dovesse venire fuori che mi registrano e diffondono le registrazioni, io lascio questo paese. Se dovesse venire fuori che mi registrano e diffondono le registrazioni, io lascio questo paese. La mano c'hai davanti e l'altra dietro.